perché quando sei in montagna ti senti davvero piccolissimo in confronto alla natura. Siamo appena usciti dal Bosco Incantato, perché così era veramente magnifico. E questa per me è la montagna. Sono particolarmente legato al parco Adamello Brenta, questo perché praticamente ci ho trascorso la mia infanzia. Le mie prime esperienze in montagna le ho fatte qui, ricordo, con i miei nonni e con i miei genitori. E nonostante gli anni trascorsi fra i graniti dell'Adamello e le Dolomiti del gruppo del Brenta, c'è sempre qualcosa da scoprire, c'è sempre qualcosa che regala emozioni. Buon salve a tutti, oggi siamo in Val d'Ambiez. Dove cazzo sei? In Val d'Ambiez? Dove? Val d'Ambiez, siamo con il nostro cagnolino. La Val d'Ambiez è la valle più a sud del gruppo del Brenta, è la valle che proprio insidia da sud il massiccio del Brenta e fa parte ovviamente del parco naturale Adamello Brenta. Siamo arrivati dal ristoro Dolomiti di Brenta, che si trova a San Lorenzo d'Orsino, e adesso in circa 3 ore raggiungeremo il rifugio cacciatore. Non c'è neve, non c'è niente, c'è un secco della Madonna. È da mesi, mesi, da 40 giorni circa che non piove, che non nevica e che fa tendenzialmente caldo. Siamo a circa 920 metri, sono partito circa 870 metri di quota. Arriveremo sui 1800, se riusciamo in caso, perché non ho preso le ciaspole, quindi so che non ci sarà tanta neve, però magari in alcuni pezzi del sentiero la potrò incontrare, così riuscirò ad arrivare al rifugio Val d'Ambiez Silvio Agostini, che è a circa 4 ore e mezza di camminata da dove sono adesso praticamente. E quindi è meglio muoverci, darsi una svegliata, perché ho anche sbagliato strada stamattina. Il mio cane, il mio Whisky, è stato il mio primo compagno d'avventura. Anche di escursioni abbastanza lunghe e serie, devo dire. Lui si svaga, si diverte, gli piace la montagna, effettivamente. E per me è sempre speciale la sua compagnia. Vecchione, vecchione. La salita è un po' una rottura di scatole perché praticamente per la maggior parte del tempo siamo su questa strada asfaltata che probabilmente viene utilizzata per arrivare alle malghe o al rifugio al cacciatore. In questo punto adesso abbiamo l'incrocio della strada con il sentiero SAT 325 e dato che mi sono rotto abbastanza le palle di fare la strada, faccio il sentiero e vediamo, poi dopo incontrerò sicuramente un po' di neve e basta, sarà un po' più movimentato, però almeno sarà un po' più vario, un po' più divertente, ecco. Le uscite in solitaria in montagna, anche se stavolta mi sono portato appresso il cane, le definisco terapeutiche, perché da solo rifletti, ragioni, riordini i pensieri. Sì, sono un pelo più rischiose rispetto alle normali uscite che potresti fare con gli amici, ma si va a creare quell'atmosfera molto particolare nella quale effettivamente sei da solo, in mezzo a nulla, e gli unici rumori che senti sono i suoni della natura e è veramente rilassante.
L'unica cosa che si sente sono il cinguettio degli uccelli e i picchi che battono sugli alberi. Ed è fantastico. Siamo appena usciti dal bosco incantato, perché così era veramente magnifico, e siamo sbucati nel territorio, nel terreno della malga che c'è qui poco sopra. Le montagne sono fatte così, soprattutto le Dolomiti. Prima sei nel bosco, nell'ombra e non vedi nulla, ma quando esci dal bosco... Ogni escursione, ogni uscita è diversa da tutte le altre. Sono esperienze a sé stanti, ma nonostante questo, le mie uscite le posso distinguere in due tipi. Ci sono quelle escursioni studiate, nella quale mi sono prefissato un obiettivo e nella quale cerco di raggiungerlo. Ovviamente il tutto diventa una sorta di sfida con me stesso. Poi ci sono le uscite come oggi, quelle che sono tranquille, nella quale mi sono ritagliato un angolo di respiro e cerco semplicemente di godermi l'uscita. Abbiamo passato da poco il cartello che ci indica il rifugio al cacciatore e sono circa le 10:40. Facendo i calcoli riuscirei ad arrivare entro mezzogiorno e mezzo e non oltre mezzogiorno e mezzo, perché poi devo fare tutta la strada al ritorno, che non è difficile per niente. Si sviluppa solo su strade sterrate, a parte qualche pezzo di sentiero. È una valle molto lunga, molto. Penso che sia la valle più lunga delle Dolomiti di Brenta, o forse è la Val di Tover, non lo so, però è lunga comunque, tesoro. Sono circa le 11 e un quarto. Ci vuole ancora 1:20 per raggiungere il rifugio Val d'Ambiez. Tra l'altro qui si sta veramente bene, cioè c'è un sole fantastico e quasi quasi mi fermo qui al rifugio al cacciatore, mangio qualcosina, faccio una pausa e mi godo questo panorama alle mie spalle e poi dopo tornerò giù cercando di deviare un po' e cambiare sentiero. Quando si è di ritorno, in discesa, e la giornata sta volgendo al termine, sembra quasi di essere nel letto la sera, prima di addormentarsi. Quando facciamo il resoconto della nostra giornata e la mente vaga, come in montagna sì, ma quando si è in salita la nostra mente è occupata, mentre in discesa la fatica, la stanchezza lasciano lo spazio ai pensieri. In questi momenti io non faccio altro che pensare che le mie giornate in montagna finiscono sempre allo stesso modo, ovvero che sì, si è stanchi, però allo stesso tempo soddisfatti e sereni. Intanto nella mia mente non fanno altro che passare una dopo l'altra tutte le immagini di queste fantastiche montagne.
e questa per me è la montagna. Effettivamente ci abbiamo impiegato molto di meno a scendere, pensavo di impiegarci molto di più, in realtà no. Vabbè, escursione esplorativa per quest'estate, così ci si organizza meglio. In ogni caso noi adesso andiamo a casuccia, saluto il mio cagnaccino qui, pugi 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 pugi, e noi ci rivediamo al prossimo video.